Il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, ma dal 1 giugno è già in vigore l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e il governo non esclude di estendere la misura anche ad altre categorie. Esplodono le polemiche. Però non tutti sanno che l'obbligo vaccinale in Italia non è certo una novità imposta dalla pandemia. Esiste già dal 1888, quando il re Umberto I decise di proteggere la popolazione dal vaiolo imponendo la vaccinazione di tutti i nuovi nati. L'obbligo è resistito per ben 93 anni, fino a quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato la malattia eradicata dal pianeta. Ma se il vaiolo grazie ai vaccini non c'è più, in Italia oggi sono 10 in tutto le vaccinazioni obbligatorie. I sieri più longevi sono quelli contro la difterite, la poliomielite, il tetano e l'epatite B. Dal 2017 poi sono diventati obbligatori anche i vaccini contro morbillo, parotite, rosolia, pertosse, emophilus tipo B e varicella. E poi ci sono altre 4 vaccinazioni non obbligatorie ma fortemente raccomandate e gratuite: l'antimeningococcica B, l'antimeningococcica C, l'antipneumococcica e l'antirotavirus. I bambini sotto i 6 anni che non sono vaccinati non possono frequentare l'asilo nido e le scuole materne. Per i genitori inadempienti la legge prevede sanzioni da 100 a 500 euro. Sarà così anche per il vaccino contro il Covid. Allora